Care amiche e amici, bentornati su un nuovo video per la serie Ne siamo Celti, questa volta un video pratico di creazione. Infatti, come potete vedere qui dietro, in contea ho allestito un piccolo spazio laboratorio per poter creare la nostra zucca di Halloween, la famosa Jack-o'-lantern. Se pensate che l'idea della zucca di Halloween ci arrivi direttamente dagli Stati Uniti, che poi tra parentesi è stata esportata dagli irlandesi, in realtà nelle nostre zone, soprattutto dell'Italia settentrionale, ci arrivano testimonianze di rape svuotate dove all'interno venivano messi dei lumini, proprio in corrispondenza della festa di Halloween, come abbiamo visto, chiamata anche Samhain nel mondo celtico. Andate a vedere il video se non l'avete visto. Quindi questa era una tradizione veramente antica che richiama tra l'altro la figura del teschio e ancora una volta la figura della morte come tema ricorrente di questo tempo. Ma andiamo subito alla parte pratica perché voglio mostrarvi come realizzare la vostra zucca di Halloween. Andiamo innanzitutto a vedere l'occorrente. Allora, prima di tutto una zucca. Io ho procurato questa che è una zucca decorativa, le trovate facilmente in questo periodo nei supermercati. Procuratevi anche un vassoio oppure un tagliere dove apporre, dove lavorare in tranquillità. Ho acquistato anche delle seghette, degli scavini, degli strumenti apposta per fare questo lavoro. Li trovate veramente molto facilmente anche questi in questo periodo. Procuratevi poi una bacinella per mettere i semi che svuoteremo, un foglio di carta con una matita e infine uno scotch di carta che ci servirà per applicare lo stencil sulla nostra zucca. La prima cosa da fare sarà tagliare la parte superiore. Quindi vado con il mio seghettino o un coltello e vado a creare la capoccia. Adesso che ho realizzato la mia circonferenza, tolgo la capoccia. Ora posso divertirmi a scavare. Porto fuori i semi che posso poi utilizzare, li posso mettere anche al forno. Sono buonissimi e fanno molto bene i semi di zucca. Ecco, una volta che vedete, adesso ho scavato completamente la mia zucca, è cava, ora andrò a decorarla. Ecco, adesso che l'ho scavata ben bene, cerco una posizione esatta dove posizionare il mio stencil. Quindi andrò a disegnare sul foglio di carta il viso che voglio creare e poi andrò proprio a porlo qui. Posiziono il mio disegno sulla zucca e lo fermo con dello scotch di carta. Per facilitare il taglio utilizzo questa punta, è una sorta di punteruolo che mi permette di forare il contorno dei miei occhietti, del naso, eccetera. Ora che la mia zucca è tutta forata, posso togliere lo stencil. Ecco qua, vedete che trovo tutti i puntini. Adesso vado a lavorare con la seghetta per togliere.
Adesso che ho tolto le parti di buccia, posso andare a lavorare meglio gli scavi. Ora che l'ho pulita, l'ho definita meglio nei particolari, creo anche dei buchi laterali in modo da poterla poi trasportare. Prendo dello spago, decido la misura, lo tengo abbastanza lungo e sempre utilizzando lo strumento appuntito lo faccio abbastanza in basso, così. Buco 1 alla stessa altezza dall'altra parte in modo da farlo simmetrico, buco 2. Ok,